Sapevamo che era una partita molto difficile, un campo veramente difficile, dove storicamente il Venezia era ostico, e soprattutto perché, sai, ti devi abituare anche a giocare partite un po' sporche. Faccio i complimenti a questi ragazzi perché oggi abbiamo vinto una partita meritata, secondo me, con grande sofferenza, ed è quello che ci serve per quello che è il nostro obiettivo, che è la salvezza. Quindi questo, faccio tanti complimenti ai ragazzi, perché lo spirito deve essere questo, da parte di chi è iniziato a chi è entrato. Faccio veramente i complimenti. Io penso che inizialmente abbiamo sentito tanto la partita, l'importanza di questa partita, e devo dire che loro sono partiti forti e noi non siamo riusciti a uscire con un palleggio che ci poteva permettere veramente quelle poche volte che abbiamo fatto bene, siamo riusciti ad arrivare in porta. Il compito di un allenatore è vedere le difficoltà della propria squadra. Ho rischiato, ho detto sempre ai giocatori che noi ci alleniamo per principi e non per sistemi di gioco. Ho la fortuna di avere anche dei giocatori intelligenti, ho la fortuna di avere giocatori che possono interpretare altri sistemi di gioco, e penso che rischiando, ma neanche tanto qualcosina, secondo me, mettendoci così, ci siamo rimessi bene al campo e, ripeto, creando abbastanza buona occasione. Loro hanno fatto poco, ecco. Però anche il primo tempo, devo dire, quelle volte che abbiamo avuto coraggio, siamo riusciti ad arrivare lì in area da loro, ecco. Quanto pesano questi 3 punti e se ora considerate l'Ascoli un'avversaria a tutti gli effetti per la lotta alla salvezza? Guarda, io considero solo la mia squadra, considero solo le mie partite e considero solo i miei obiettivi. È un campionato difficile, soprattutto per quelli che stanno sotto. Noi dobbiamo raggiungere determinati punti e noi dobbiamo pensare a noi stessi. Io all'Ascoli non penso, dobbiamo pensare. Cercare di fare più punti possibili per arrivare a quel traguardo della salvezza. Adesso abbiamo la sosta, ci prepariamo per la prossima sfida, che è col Como in casa, dove viene da dei risultati veramente importanti. Quindi la nostra sfida è, l'ho sempre detto, contro noi stessi per crescere e contro la squadra avversaria. E poi dopo, alla fine del campionato, vedremo. Ho dei giocatori, devo dire, abbastanza duttili davanti, da Pierini a Joel, anche a Johnsen. Sono giocatori fortunatamente con caratteristiche diverse, e che quello che gli manca, secondo me, forse questi tre qua, la cattiveria un po' più del gol, pensare un po' più al gol e a fare gol. Perché per il resto il lavoro per la squadra sono eccezionali. Gli manca la lucidità, secondo me, nella loro crescita di fare gol. Però devo dire che Pierini ha fatto un'ottima partita. L'ho sempre detto che continua a battere il pugno su chi si salva sarà quello che starà meglio fisicamente, la squadra che starà meglio a livello di organizzazione di gioco, ma soprattutto chi avrà in panchina dei giocatori con la testa di volere aiutare i suoi compagni. E questo, io penso che oggi chi è entrato aveva questa fame e se l'ha dimostrato.